di Torre del Greco è vicino alle famiglie, ai minori e ai disabili. E il senso delle attività messe in campo e degli obiettivi da raggiungere. Ne ha parlato negli studi di TV City l'assessore alle politiche sociali Maria Pirozzi. Le attività fatte, finora svolte dal momento del mio insediamento, presuppongono innanzitutto la presentazione di due progetti in adesione a un bando indetto direttamente dal Dipartimento delle Politiche della Famiglia, che presuppone la partecipazione appunto per un importo di 156.000 euro. Il primo progetto, dicevamo, sono due progetti. Il primo progetto, il titolo è Sportivamente, la tematica è la famiglia come risorsa, il tema, e riguarda appunto la possibilità di utilizzare lo sport, naturalmente per i minori, come strumento di sviluppo della personalità, chiaramente del minore, da un punto di vista sociale, psicologico e culturale. Il secondo progetto invece viene denominato Inclusivamente e rappresenta proprio la partecipazione dei soggetti portatori di disabilità a questi laboratori ludici ricreativi per un importo di 200.000 euro. Quindi insomma si tratta di due progetti molto interessanti che creeranno sinergia e inclusione appunto nei confronti di soggetti con difficoltà. Promuovere lo sport e favorire l'inclusione. Queste le finalità delle progettualità pensate e illustrate nel corso dell'intervista dall'assessore. Un momento importante per il territorio perché consente appunto a questi soggetti rispetto ai quali tutti abbiamo una grande sensibilità, la possibilità di dedicarsi ad attività non prettamente culturali come la scuola, ma appunto riguardano attività collaterali e indispensabili per la crescita di questi soggetti. Per il 30 noi contiamo per entro fine settembre di farli partire. Obiettivi a breve e a lungo termine, nel segno di una pianificazione e programmazione che intende rispondere alle richieste e alle esigenze del territorio. Il primo mio obiettivo è quello dell'organizzazione dell'ufficio di piano, perché come evidentemente ha appena finito di illustrare il dottore Grimaldi, è fondamentale avere che l'ufficio di piano funzioni, questo per consentire il recupero delle risorse che ci offre praticamente la regione piuttosto che fondi europei e coordinarli con quelle che invece ahimè sono le poche risorse, sebbene praticamente utili e funzionali del Comune. Dopodiché poi provvederemo a utilizzare anche una serie di risorse comunali che riguardano sempre al fine di soddisfare le esigenze del territorio. Abbiamo previsto, è stato previsto l'utilizzazione di risorse che non sono state spese negli anni precedenti e concentrarle in particolare nella voce asilo nido praticamente, e quindi per potenziare sempre, migliorare con il funzionamento di queste strutture, insomma, che partono destinate ai bambini.